l'Europa che non deve essere un'imposizione ma il rispetto di ogni membro, di ogni nazione che ne fa parte. Questo secondo me è il messaggio che bisogna avere da qui ai prossimi anni, perché oggi bisogna buttare le basi per una, per un'Europa futura, che è anche quella che passa dalle prossime elezioni europee, fondamentali per un nuovo assetto politico all'interno del Parlamento europeo, e quindi dobbiamo essere bravi ad avere una visione diversa di quella che è stata l'Europa finora. Io ho voluto evidenziare qui, dopo essere stati sulla tomba di Altero Spinelli, come noi abbiamo bisogno di unità, di sinergie, di opportunità da condividere. In questa condivisione noi dobbiamo superare una solitudine dei sindaci, che è la incapacità di dialogare, la difficoltà di stare in relazione con le istituzioni, le banali difficoltà, ai noi molto gravose, che i sindaci si trovano ad affrontare. Altero Spinelli ci dice che nell'unità e nelle sinergie noi troviamo la risposta per il nostro futuro, che è quello di lavorare insieme fra comuni, fra enti, come fanno le comunità montane in questa regione. Questo è il secondo anno che viviamo qui a Ventotene per portare un omaggio sulla tomba di Spinelli, che come sappiamo è l'ideatore del manifesto di Ventotene, quindi di un'Europa unita e solidale. Questa giornata per noi è stata molto importante, perché si è affrontato anche il tema che oggi è sotto gli occhi di tutti, quello di una difesa comune europea che purtroppo non esiste. E è importante rafforzare ancora una volta gli ideali che questo manifesto si era prefisso e si prefigge, e con la speranza che in un futuro prossimo l'Europa si doti, come dicevo prima, di un esercito comune europeo e nello stesso tempo legifera in una maniera comune, e invece non è così, perché poi alla fine noi non facciamo altro che subirne le conseguenze.